Eccoci tornati su OneSuman, allora siamo praticamente dove, diciamo, dovremmo andare per seguire la storia principale. Anche se mi sa che dovevamo venirci tipo qualche secolo fa, perché sono del livello 1, praticamente. Ora vediamo se la missione dura tanto. Vediamo un attimo magari di andare in qualche zona più interessante, oppure semplicemente dovrò seguire con la storia e vedere un pochettino dove ci manda, ecco. Praticamente dobbiamo soltanto aprire delle cassette a giro, niente di che. Come risorse, non c'è un cavolo. Fantastico, veramente. Qua dentro tipo... No, qualcosina c'è anche... Ah, proprio così, ok, va bene. Cioè, con calma. Vabbè, un po' di materiali comunque fanno comodo. Allora, colleziona 6 oggetti. Caspita, ce ne sono 5. Ma c'è niente, che raccolgo, scusa. Cioè, non c'è veramente nulla, a meno che non c'è qualcosa qua sopra. Vediamo un po'. Cassettino. Eviterei di starci troppo perché tanto come zona è veramente tranquilla, cioè le creature sono del livello 1, quindi non ci danno neanche un po' d'exp praticamente. Hands off my stuff. Ah, ok, sì, però devi stare tranquilla. You're pretty cocky for someone who doesn't even have a weapon. Quite Ma impressive, in to be realtà ce ne honest. abbiamo le Hold on. armi, tizie, però ok. Is that a cradle on your back? In realtà Navi da How farfallina nello zaino, però. interesting. Ok, cioè, nel senso c'hai ragione tu. I'm Mary. It's a good thing I met you. I'm thinking as fellow mayflies, we should be able to help each other out. Se lo dici tu che ci possiamo aiutare a I came here vicenda, to però. investigate a Boh. deviation that's been Vabbè. causing issues. I think it's Praticamente connected stai to a investigando recently reopened sulle monolith deviation. nearby. Don't tell me you're going to try and take on a powerful deviation barehanded. Even an ordinary deviant could tear you apart right now. Praticamente ci ha detto che siamo troppo scarsi per affrontare il You're boss pretty del monolito, inexperienced, aren't you? I'm going to give you a sostanzialmente. blueprint. Use it to make yourself a gun. Ah, ok, ci dà Trust un me. blueprint You'll perché è need one if you un'arma. want to stand even half a chance of surviving out there. While you're doing that, I have other matters to attend to. Once you're done, come find me in Deadsville. It's the Ok. nearest survivor settlement. Ah, We quindi can c'è anche plan our una next città di steps from there. sopravvissuti, insomma. After all, two heads are better than one. Beh, And sicuramente I due have mani sono meglio never di una, turned nel down help. senso. Ha fatto la scoperta dell'acqua calda, tizia, però andiamo avanti, fa nulla. So another mayfly survived, yet I can't remember her. My memory's Però, been questo qui, se non ricordo patchy male, ever since quando lo Mitsuko tocchi, revived me, just to be safe. te fa You vedere better una not share the cassa. existence of Mitsuko with that woman. A sto giro mi ha fregato. That blueprint is rock solid, though. We can use it to make a real gun. Let's Allora, check your vediamo un memetics and start by pochettino. building a gear workbench. Andiamo alla nostra casetta. Dai. Into useful materials. Allora, vediamo un po'. Qua tocca riciclare un po' di roba. Ah, ora mi dici come funziona. Cioè, in realtà l'abbiamo già usato, però. Un pesce robotico. Ok. Great, we can use that Credo. blueprint to make both guns and ammo. Ma perché mi hanno messo tutta If you sta want to roba? make ammo, Scusa. though, you'll need to do it at a synthesis bench. Sì, però non sta mica tanto bene. Cioè, scusa, questi in casa d'altri vanno a lasciare i posti. Cioè, scusa, io buildo da qualche parte e questi mi lasciano i foglietti. Ma che cavolo. Non ha troppo senso, però va bene. Allora, vediamo un attimino. Poi possiamo anche riparare e calibrare le armi. Calibrare vuol dire potenziarle, tipo. Tipo, sta pistola si potrebbe fare anche tier 2.
In realtà possiamo fare tutto di tier 2. Allora, fatemi fare un attimino una cosa. Recupero un attimo un po' di roba. Già che ci siamo. Ci facciamo questi qui. Grande così. E poi praticamente da qua tocca scegliere un attimino karma farsi. Mazza da baseball un po' mi ispira però, eh. Questo non tanto. Il cecchino più che altro non sarebbe male. Crafta qualsiasi tipo di arma, pistola, SMG, shotgun. E forse ci conviene di più lo shotgun, sapete. 76x6. 76x6. 10%, 25%, 30%. Le stat. Solo che questo qui c'ha un effetto in più. 35% di chance di triggerare The Bull's Eye quando colpisce un nemico. Danno più 20% su nemici affetti da The Bull's Eye. Ok. E cavoli. Non posso fare sta roba però. Posso solo dire uno. Vabbè. Un attimino. Facciamo così. Carino. Non male. Equipaggio con arma primaria. Però mi servono i colpi, scusa. Cioè, nel senso. Vorrei riparare anche questo, però. Fantastico. Poi possiamo calibrare questo qui. Ok. E l'abbiamo portato a cavolo, 3 su 4. Perché mi manca praticamente un po' di lingotto. Sì, ma i colpi, scusa, cioè nel senso fantastico tutto, non credo di averne. Andiamo infatti. Allora, pistola, shotgun e fammeli tutti. Sono un po' pochi. 48 colpi, vabbè, meglio di niente. Vorrei lasciare un attimino un po' di roba, tipo questa roba che sta di qua, fantastico. Ce la lascio un attimo. Perché di qua ci ho messo praticamente soltanto i colpi. SMG, rifle, cecchino e niente, quelli del fucile a pompa. Ci abbiamo solo questi per il momento, vabbè, meglio di nulla. Wait, I just noticed a Poi teleportation dobbiamo tower was andare activated a at Dead Zone. Deadsville. Did Mary do that? We can use it to teleport straight there. Open your map and try it out. Activating teleportation towers will let us get to places much faster and avoid any. Allora, vediamo un attimino. E qua siamo praticamente dove dovrebbe essere Mary. Eccola lì. Vediamo un po' dove ci manda. Dove ci mandi? Good, you made it. I'm guessing that gun served you well. Ma in realtà ancora non l'abbiamo neanche provata l'arma, però. Ok. Tu sei quella che può attivare queste torri? Yeah, this was the quickest way to bring you here. These towers are even supposed to let you travel between Ah, worlds, praticamente but sta I di queste haven't been torri able to sono quelle figure che out ci fanno how. spostare velocemente per Maybe il either mondo, way. grazie al I'm cavolo. glad it got Dice you here. teletrasporti, nel senso, cioè, Deadsville eravamo is the arrivati pure noi. perfect place to dig up info on the area. That merchant over by the old truck looks like she gets around. Maybe she knows something useful. Vediamo un attimino se sa qualcosa d'utile. Anything that catches your eye, I'm always open for business. Allora, vediamo un attimo. No, non siamo venuti qui per lo shop. Anche perché non ci interessa Wait, I've attualmente. never seen you before, but you're a mayfly, ain't you? Oh, thank goodness. I could really use some help. My name's Claire. Claire Lay. Normally I'm a wandering merchant, but now I'm stuck here. I sent a team over to a place called the Rotten Manor 3 days ago to collect some goods for me, but they never came back. Ah cavolo, avevo mandato dei tizi 3 giorni fa. Vabbè,
A Rotten Manor, ma It's non sono mai possible that they tornati. ran off with the goods. Don't be so cynical. I've been through thick and thin with them. They wouldn't do that to me. I'm afraid that something must have happened to them. Non pensano che sia, o meglio, Claire non crede che siano scappati con la merce, ma semplicemente gli è successo qualcosa di poco buono, ecco. Rumor is the Rotten Manor seen a surge of deviance recently. I suspect there's a deviation behind it. Crede che la causa siano le deviation, queste creature All I know particolari. is what I heard from that well-dressed gentleman over there. He should be able to tell you more. There's no question. That guy stands out. We'd better talk to him and see what he knows. Good luck. Oh, and I'll happily pay a reward if you can recover my Ah, c'è stuff da for anche una me. ricompensa se troviamo le I'll mark sue Rotten cose. Manor on your map. Make sure to stock up on ammo before you go, all right? Ok, allora. Parliamo un attimo con questo qui e ci spostiamo in sto posto. And know the place for the first time, through the unknown, unremembered gate. Tizio particolare. Ah, a mayfly, and one who seems to be brimming with potential. A pleasure to make your acquaintance. Do you know about a deviation affecting this area? You've come to the right man. I am Samuel Lowe. A humble scholar specializing in the fascinating phenomena we call deviations. Make And go. as for you, you seek keys with which to unlock the Dark Tower, don't you? But I'd be wary of what else you might open up. Do you always speak in riddles like this? I was merely setting the mood. The world still deserves something poetic. Questo è uno di Now, quelli che fa you're 10.000 giri di interested in a parole, ma non va al deviation punto, secondo inside me. that monolith, aren't you? But the tower is locked up tight, and its keys are rift anchors across the wetlands. Rift anchors? Those things are made by Rosetta, aren't they? Activating them should give us access to the rift space inside the monolith. Spot on. And now tell me, where do you think those anchors would be? Usually places with the heaviest stardust pollution. The Rotten Manor would definitely be one of them. Praticamente sta Rotten Manor può essere Indeed. una, diciamo, I'm delle looking porte forward to seeing what you per can do, accedere allo Mayfly. spazio di I'm sto sure it will be monolito. a remarkable story to share. By the way, I wouldn't mind adding another deviation to my collection. Ok, e nulla. Tocca parlare di nuovo con Mary e forse poi si passa all'azione. Now that we know what to do, let's split up to cover more ground. I'll find a way to hack into the monolith. Once you've activated the rift anchors, come meet me at the monolith gate. Ok. Just don't forget to bring plenty of Oh, and one more thing. I have a motorcycle here you can use. That Ah. should help speed things along. Ci va usare la moto? No, fantastico. Veramente ottimo, cavoli. Storage. Oh yeah, this looks like it'll be Ah, fun to proprio ride. così. Wow, spettacolo. Meglio che andare a piedi sicuramente. Quindi ora dove tocca andare? Ah, di qua, ok. Non credo nemmeno sia altissima come zona, cioè nel senso il livello 6 non credo sia troppo troppo complicato. L'unica cosa forse è uno sprint. Ok, non gira nemmeno tantissimo, quindi tocca fare comunque attenzione. Spero non si possa rompere e a benzina duri abbastanza, la verità. Ok, alla prossima. Si è svolto. Qua sono tutte casette di altri giocatori comunque. Cioè, guardate questo, che caspita di casette si è fatto. Credo sia la casetta di un giocatore. Vediamo un po'.
poi ci sono non sa quanti accampamenti di ok, c'è sta di piazza un accampamento. Però vorrei avvicinare altro po'. Guarda quanti caspita ne hanno messi. Perché qua c'è la missione che ti dice di mettere accampamento, no? Ok, la devo lasciare proprio così. Ma non è che si applicano. Caspita, ma manca legno e pietra. Peccato che qua non c'è né legno né pietra. Il legno l'ho recuperato. La pietra è cavolo. Tocca vedere un attimino dove trovo un sasso. Cioè sarà un caspita di sasso in sta foresta, cioè nel senso. Se no è impossibile, cioè, che cavolo. Vediamo un po'. Ah, proprio con l'accetta. Proviamo un attimo il fucile. È più che altro una doppietta. Però caspita se ne fa da danno. Allora, la moto è qui, quindi ci metto pure questo. Ok, fantastico. Almeno così stiamo a posto. Il match è riparato, quindi si può utilizzare tranquillamente. Schiocco di dita tattico. È comodo che fa vedere anche la roba che si può pigliare, no? Cassetta delle armi, speriamo bene. È un po' di roba c'era, dai. Non so che caspita mi aveva attaccato, ma fortunatamente si è tolta subito da mezzo. Ci manca da trovare cassetta mistica. Cassetta mistica può essere praticamente ovunque. Ma che è successo? Ok. Scusa, come faccio? C'è un'idea. Non credo abbia funzionato. Cioè, ci deve essere un modo per attivarlo questo, no? Sì, è troppo strano. Ma che cavolo? È tipo una statua di cera. What? Ma che cavolo è sta cosa? Vabbè, in realtà è più scarso di quello che mi aspettassi. Ok, da lontano però perde danno. Dove c'è la pompa? È veramente tanta roba. Certo che qualcosa me la potevo pure droppare però, eh? What? Ma che cavolo? Non l'ho capita. Nice and easy. Well done. I've noticed some other strange starter screens elsewhere. È partito un caricamento strano. I've marked their locations. Hopefully we'll find the other. Vorrei però un attimino vedere se riesco a trovare la cassetta mitica, no? Mistica. Almeno così ci dà anche il bonus per il completamento dell'area. Quest'area non è più sicura. A occhio e croce. Ce ne eravamo accorti anche da soli, nel senso.
Ok, qua c'è una cassetta bella. Cassetta delle armi, attenzione. Insomma, un amplificatore per l'arma, ma niente di troppo incredibile in realtà. E qua non c'è nulla. Questo si toglie da mezzo. Ole. Cassetta delle armi di nuovo. Cavolo, questa roba però ce n'aveva, eh. Un sacco di colpi, ma mai per il pompa, purtroppo. Almeno abbiamo trovato la cassetta, dai. Ah, cavoli. 40 frammenti della pistola. Vediamo un attimo se si è sbloccata, però. Un K, blueprint. Come si faceva? Con F. Olè. Non male. È praticamente una specie di revolver. 136 di danno, 102 a Desert Eagle. Qua non si è sbloccato niente, qua neanche. E poi avevamo praticamente un po' di punti, però. Ok. Non lo so. Vorrei sbloccare più che altro il piccone da ferro, che secondo me c'è un attimo più utile anche per raccogliere la roba più velocemente ed è più in giro, no? Vabbè, qua si è recuperato tutto, tra l'altro. Fatemi controllare, sa mai che... Premium Fuel... Qua che roba, eh? Esplosivo. Facciamo che lo lascio qui. Questa è una cassetta da aprire. Un po' di cibo, un po' di roba, niente troppo incredibile in realtà. Attivatore, più 50% di vita. Facciamo che lo lascio qui. Weekly reward, questa si può aprire. Ci ha dato roba. Una ricetta. Una formula, un'altra formula. E poi credo sia tutta roba che non ci posso fare niente. Vabbè, però meglio di niente. Vorrei tornare un attimino alla moto, però, che sennò... A parte che me la segni più in mappa la moto, non so quanto può essere positiva come cosa, cioè nel senso. Avrà, posso summonare volendo. Ok. Usciamo un attimo da qui. Ah, ma con due volte spazio può uscire tipo il deltaplano. Caspita a saperlo, sapete quante volte ho chiesto danno da caduta, mannaggia, voce assurdo. Allora. Prende così, ma se tipo butto sotto a questo... Chissà se si può potenziare, perché in realtà non è proprio velocissimo. Anzi, è abbastanza lento. Però in discesa accelera. Tocca fare attenzione alle curve, perché non è che è proprio... Gira tantissimo, ecco. Questo non so se... No vabbè, è di qualcuno, niente. Speravo fosse tipo selvatico. Ok, ci risiamo. Vediamo un po'. Parliamo con Mary. With the rift anchors. I guess you're the real deal after all. Sounds tough. But I think it was worth it. And I've made some discoveries regarding the deviation as well. Each time a rift anchor was activated, there was an obvious reaction inside the monolith.
Quindi ora qual è il piano? Let's go in together this time. I'm curious about that. Ah, andiamo insieme stavolta. And besides, ottimo. I brought some ammo and meds for us as well. Ah, grazie. Ah, mi ha dato un po' di colpi, un po' di cura, un po' di roba. Ok. Quindi la prossima destinazione. Ah, però. Ok. Zona livello 9. Mi piace, comincia a essere interessante la cosa. Non so se ci farà affrontare direttamente il boss del monolito oppure no. Vediamo un attimino. A vedere tutti questi accampamenti qua fuori, non è che proprio c'ho tanta fiducia. Facciamo una cosa, lasciamolo fuori, ma. Che paura ci ho pensato, speriamo che non parte il copyright della musica della moto. Fortuna un po' di roba a giro c'è. Pensavo che era un'arma bella e fatta, la verità. Ah, c'abbiamo un bel po' di roba da fare qui però. Dobbiamo trovare la cassetta mistica. Sconfiggere nemici normali, sconfiggere un nemico d'elite, trovare una cassa delle armi o armature e attivare l'ancora, ok. Questo è proprio il lingotto che danno, cavolo. Ma c'è un'arma quello. C'aveva un'arma. Quindi mi droppa i colpi. Ma questi droppano lingotti. Cioè, ma che cavolo. Stranissimo. Ok. Questo me lo porterei dietro, la verità. Ma che caspita. Ma è tipo una luce. Ma what? Ho visto una cassetta però se parto. L'ho aperta già? Sì. Vorrei evitare di lasciare roba indietro perché comunque anche poi andando a riciclare bene o male tutto ci è utile. Ma che cavolo? Roba strana. Bonjour, au revoir. Cioè vedete, questi danno lingotti. Ma che cavolo? Ok. Eppure, nonostante siano di livello 9, non so niente di incredibile. Abbastanza scarsi in realtà. Cioè, per assurdo forse poteva essere un po' più interessante in modalità PvP, almeno c'erano altri giocatori che, insomma, potevano rompere le scatole. Rendeva anche più difficile sopravvivere, ecco. Non lo so. What? Ma che caspita è quella cosa? Una strana creatura nuova, tipo. Ah, è resistente, però. Non troppo sveglia, però... Ok. Grazie per aver partecipato. C'è più forte il macete con fucile a pompa. Ma che cavolo. Questa è una cassetta bella. Ah, però, un sacco di roba. Attivatori. Aspetta, c'era veramente un casino di roba qua dentro. Tutti questi edifici sono così. È tipo fantastico, la verità. Qua invece è polvere da sparo. Grazie, però, boh. O essa anche quella serve per fare tipo le granate, cose così.
In quel caso potrebbe essere veramente utile. Vorrei vedere se si può entrare qua dentro, però. Di là pure, caspita, c'è da esplorare. Questo è strano. Questo pure è un tipo di creatura nuova. Che cavolo? Quando c'è chinato, tipo. Ok. Roba strana. L'ancora comunque là sopra. Ma ci passiamo tra un attimo. Fatemi vedere un attimo se c'è roba da via qua dentro. Infatti. Pure. Un sacco di materiali. Perché questo non lo fa via? Forse perché l'ho preso già. Da quest'altro lato non credo ci sia nulla. Controlliamo giusto per sicurezza, ma non penso. Questo qui mi sa che è un grande rompiscatole. E infatti una cassetta comunque c'era. Non ci sarà niente di incredibile, però ehi, meglio di niente. Allora, partiamo da giù e poi ce ne andiamo su. Qua si può aprire? No. Qua fa vedere che ci sono delle casse. Una è là sopra. Piano terra, niente. No, qua c'è una cassettina. Polvere da sparo. No, antibiotici, ok. Ma quella là sopra. Ma perché c'è una pistola quello? Please don't do this. Cassettina, cassettina, però non è quella che cerchiamo, cavolo. A parte che poi ce n'è un altro. Cassetta? Ovviamente. Quella finta. Sembrava strano che ce n'erano due vicini. Vediamo un po'. Un po' di componenti, ma niente da che, caspita. Sono cascato. E a sto punto non lo so, cioè nel senso, se poi ce l'ha ancora, scusa, le cassette, caspita, sono ancora attivata. Questo si toglie da mezzo. E niente, tocca proseguire. Per fortuna da qui si ci passa. Altrimenti potevamo avere un problema. Di là credo ci siamo già passati. Faccio una scansione da fuori un attimino al volo. No, non c'è niente. Aspetta quanti qua davanti. Un attimino che ci curiamo, giusto per sicurezza. Non credo ne avremo bisogno però. Questo subito tocca togliere due pezzi. Questo non so che fa, quindi è secondo con priorità. Guardate che droppi. Polvere da sparo. Tra l'altro qualcuno in chat giù aveva scritto anche come se facesse, insomma, a ottenere questa polvere da sparo. Noi in realtà stiamo a trovare giro, semplicemente. Tra l'altro ho letto un sacco di persone che si lamentano per le performance, però sinceramente ora non so quanti FPS stanno a fare perché non si può vedere, credo. Però il gioco è fluido. E comunque ci abbiamo i setting tutti quanti al massimo, quindi non lo so. Cioè sinceramente come ottimizzazione non mi sembra così male. Tipo da qui? Ok. Di là non penso di poterci entrare, ma sempre il solito discorso. Per sicurezza, meglio comunque fare la scansione se non potete entrare da qualche parte, almeno così potete vedere insomma se c'è qualcosa dentro. Se c'è qualcosa dentro vuol dire che è un'entrata
realtà da qualche parte ci deve essere. Ma che è sta roba? What? Ma per favore non mi tocca, cioè, che schifo. L'altro mi serve far vedere anche la percentuale di peso che potete ancora trasportare. Se non fa da raccolta rapida. Sulla torre spero di esserci andato. Credo di sì. Spero di sì. Qua dentro ci sarà una porta tipo. È grande comunque come complesso, nel senso. Ci sono città molto più grandi, o almeno c'erano nella beta ora. Che è uscito proprio ufficialmente, tocca un attimino vedere. Ma sai che qua non so quanto la sapete. Oppure sì? No. Meglio così, è tutto chiuso da una parte. Ok, c'è un senso. Perché risponde alla velocità della luce? Aspetta, ma ne fa danno sto cosino? Di là c'è la missione, però qua sopra non ci siamo passati. E visto che ci manca una cassetta mitica, un'elite, una cassetta di armi o armature, preferirei dare un attimino un'occhiata. Giusto per una questione di completamento, no? Caspita quanta luce. Là c'è qualcosa però. Un po' di roba. Ok, fantastica. Cassetta mitica. Ah, progetto SMG. Vediamo un po'. Progetto SMG. Eccolo qui. MP5. Carino. Quindi comunque vedete, cioè, è importante anche, insomma, girare un pochettino prima di andare all'obiettivo principale. Qua non credo ci sia niente, però. Sempre per il solito discorso, meglio controllare. No, ok, non ci posso salire. Invece sì. Perché mi ci fai salire se non c'è nulla? Purtroppo ci manca l'elite, ma non riesco a capire dove si trova. Sinceramente. E qua non c'è nulla? Possibile. Sarebbe stata un po' scontata la cassetta, quella delle armi dell'obiettivo qua sopra, però. Ah, l'elite forse è quello, non lo so, lo vedo gigante, tipo. Hello? Non piace niente danno questo volo. Lì però non lo piglia. Ok. E l'elite si è fatto. Ma manca soltanto la cassetta delle armi, raga, cavolo. Vabbè, c'è la torre radio, scusa, a sto punto sbloccamola, non si sa mai che pigliamo il calippo e almeno si può tornare indietro veloce. Schiocco di dita tattico, ma caspita, trova sta cassetta delle armi. Sta diventando un'impresa incredibile. E non ti rialza. A meno che è tipo qua sopra. No, posso via l'elicottero, no? E niente, raga, la cassetta delle armi la vengo a recuperare in un secondo momento.
praticamente ora ci resta soltanto da affrontare il boss del monolito. Quindi in realtà non so se magari andare a craftare qualche altra arma un attimino un po' più forte e poi entrare. E mi sembra la soluzione migliore. Complimenti per il danno da caduta, caspita. Quindi nulla, direi che momentaneamente ci fermiamo qui. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Ma che cavolo. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace. E ci vediamo nel prossimo episodio, che andiamo ad affrontare il primo boss del monolito. Ciao ciao belli!